Ciao ragazzi, ciao, bentornati al canale. Allora, niente, allora volevo fare un video oggi sui profumi che non ricomprerei. Ci stanno praticamente una decina di profumi, circa una decina di profumi, che quando li finirò, o comunque quelli che sono finiti, comunque non li ricomprerei assolutamente, perché per un motivo o per un altro mi hanno portato a questa conclusione, quindi mo' ve li faccio vedere, sono circa una decina. Cominciamo. Allora, il primo è I'm Home di Lush. No, tra l'altro lì dove alcuni l'ho pure già recensiti, dicendo che in effetti so buoni profumi, cioè comunque in altri video ne ho parlato bene, anche bene. Però poi fondamentalmente che succede? Che un profumo può anche essere buono, cioè un profumo può anche essere un gradevole, cioè può anche suscitarti delle emozioni a te personalmente, cioè ok, ci possono stare quindi quelle ragioni per cui tu hai deciso di comprarlo quella volta, però poi effettivamente mi sono reso conto che per tutti quanti questi profumi, ma anche per questo non lo ricomprerei perché? Perché è un profumo che non mi posso mettere pannangiro, cioè non. I'm Home fondamentalmente è fatto con. Allora, ve lo leggo, È un profumo dolce ed è fatto con. Ciao Franco. Ciao a tutti. Allora, è fatto con essenza assoluta di cacao colombiano, essenza assoluta di vaniglia e resina di benzoino. Dio Franco, che stai a fa? È morto Franco. Allora. Praticamente quindi questo è un profumo dolce, rimane con quella nota di vaniglia, cacao, però più che altro benzoino, cioè rimane con quella nota del benzoino che secondo me lo rende troppo benzoino, cioè nel senso lo rende troppo resinoso, ci sento talmente troppo il benzoino che non me lo posso mettere pannangiro perché non è un odore che. Tipo di cacao, di vaniglia, cioè non è il classico profumo al cioccolato, vaniglia, che quando comunque lasci una scia dolce, delicata, morbida. È un profumo in cui la resina è forte, cioè in cui sta resina è unita al cacao, è strana, cioè lo sento strano e è buono però, cioè non è un cattivo profumo, però effettivamente non ha una versatilità altissima, cioè te lo puoi mettere quando stai dentro casa. Perché effettivamente sentirmelo addosso mi sa anche un po' di pelle sudata, di pelle dolce sudata, cioè, non so se mi spiego. È un profumo particolare, che è sicuramente uno dei più particolari che ho tra i dolci che ho, però non lo rimetterei, non me lo ricomprerei perché effettivamente mi rendo conto che mi piace tanto, però non l'ho usato quasi per niente, quindi boh, vabbè, non lo ricomprerei. Prossimo profumo che non ricomprerei è il Calvin Klein Obsession. Allora, questo qua è un profumo che ho pigliato, sta supposta, tra l'altro se la finita nonna, perché io, come ripeto, sia il Last che questo qui l'avevo regalato a mia nonna, che lei ha, e sono due profumi che lei ha usato molto volentieri, infatti pure questo l'ha finito. Non è, ovviamente. Vabbè, è un capolavoro della profumeria commerciale, su questo non c'è ombra di dubbio, cioè, sicuramente per quella nota così forte di zibetto e di spezie si è riuscito a differenziare bene, io su questo non metto parola, cioè non. Gli si deve riconoscere a questo profumo l'importanza di aver apportato nel mondo della profumeria commerciale quella nota di zibetto abbastanza evidente, così come ha fatto anche il Qoros di Saint Laurent, che però. Qui è troppo speziato e io i profumi speziati non ce la faccio, cioè non gliela faccio. Io i profumi speziati non li digerisco granché. E questo Ari, è un profumo che io reputo un buon profumo, buonissimo, però mi sa troppo di spezie. Lo zibetto è forte, ma è troppo speziato e io non gliela faccio. Altro profumo che non ricomprerei. Il Marlowe Paris 50, cioè vabbè, 50 ml d'ambiguità, non lo ricomprerei perché sa proprio di, diciamo, di urina, ragazzi, cioè sa proprio di urina. Sì, cioè sa proprio di mutande sporche. Di mutande sporche da uomo, questo è vero, però questo è proprio. Allora, qua c'è scritto: manipolare con precauzione può provocare intense emozioni.
Non lo so, dipende, cioè, sì, l'evocazione c'è, però c'è una nota di Castorium insieme a una nota di Costus, che è una radice, mi pare che sia una radice di una pianta che ha un odore molto acre, e che non so se non si sopporta. E purtroppo è particolarissimo. Io quando lo sentii in campioncino, me ne innamorai subito, perché per l'originalità, per la cosa proprio innovativa, mai sentito un odore del genere. Forse non credo che esista un odore del genere nell'ambito della profumeria vabbè, artistica, però non lo posso mettere. L'ho messo 2 volte, la gente mi ha inveito contro, mi ha detto: "Beh, ma che è sta puzza? Ma si sono rotte le fogne qua in giro", quindi capite bene che sì, buono, forse è un pezzo unico, però non si può tenere. Poi, altro profumo che non ricomprerei è Oud Mood di Lattafa. Lattafa. È una boccetta, tra l'altro, molto bella, molto fetish. È una boccetta fetish questa, raga. Questa è una boccetta fetish. Oud Mood l'ho preso prima di comprare lo Shaka Food, quello con la confezione dorata, con il pack dorato. Questo qui non lo ricomprerei perché... Perché la profumazione è buona, è un oud con vaniglia e caramello, una cosa del genere, però è effettivamente uguale a Shaka Food, quindi non lo ricomprerei perché una volta che ho messo il naso su Shaka Food mi sono reso conto che ha una persistenza molto maggiore e la nota della rosa lì è molto più forte rispetto a questo e gli dà un'eleganza diversa rispetto a questo qua, che invece rimane molto più legnoso, quindi questo è sicuramente più oud rispetto all'altro. E rimane meno, però l'odore è quello, eh. Cioè alla fine ci muoviamo di poco, però rimane, c'è una persistenza minore. Invece su fragrantica.com c'era scritto che durava molto di più. È comunque uno dei parfum e io ho esperito che a volte le recensioni di fragrantica.com potrebbero non essere così attendibili come sembra. Quindi questo non lo ricomprerei. Poi, per quanto è un low cost, quindi costa, non mi ricordo se 11 euro l'ho preso a 11 euro, se non 7 euro addirittura. Questo qui invece è Vanilla Cake di Montale. La Vanilla Cake non lo riprenderei perché, che c'ha il tappeto dello Rose Elixir, perché non lo riprenderei perché, non lo riprenderei perché dura poco. Questo dura poco, è una cosa che ho sentito, risentito, il vanilla cake è buono, sa di mandorla, di burro, di biscotto, di dolce appena sfornato, però non lo ricomprerei perché effettivamente non ha una persistenza notevole, cioè io dopo 2 o 3 orette ho difficoltà a sentirmelo addosso, quindi buono l'odore particolare per chi vuole una vaniglia prepotente, sì, è una vaniglia molto intensa, però il fatto che abbia una persistenza bassa non mi porta a di lo ricomprerei. Peccato, perché comunque l'odore è molto buono, c'è una vaniglia molto intensa, però poi un altro profumo che non ricomprerei, e di questo ero tanto contento quando l'ho preso, è Acqua di Parma Figo di Amalfi. Allora, Figo di Amalfi è buono, buonissimo, è un profumo proprio buono. Note agrumate, bergamotto in apertura, poi c'è sta il fico, questo fico bello fruttato, bello succoso, un profumo sfrizzantissimo, super frizzante, super energizzante, vitalizzante, un profumo estivo, molto che diciamo materializza bene l'anima proprio della costiera amalfitana. Proprio del mare Mediterraneo d'estate, della calura estiva, dei colori estivi. Bellissimo, un profumo che... Bello, ma è un bel profumo, ma dura una ceppa, pure questo. Cioè, ripeto, che è questo? Mi pare... è un eau de toilette, vabbè, è un eau de toilette, però ci stanno dei toilette, durano tanto di più. Questo mi dura poco, peccato, dopo un'ora non lo sento più, ma un'ora è di tanto. Mi dispiace tanto, perché è un profumo buonissimo. Vabbè, un altro che non ricomprerei è... Qua non stavo a leggere il nome, ma effettivamente capite bene che non c'è scritto. Questo qui è comunque... Ah, eccolo, Uda al Mukabar. Io ho anche la versione col tappo dorato. Questo qui è argentato. Io ho anche Mukallat Ual Mukabar.
Udal Mokhtar, che invece persiste tanto, è molto più dolce. Questo persiste leggermente meno ed è troppo troppo secco. Questo adorarlo così dal tappo mi sa quasi da ascella sudata, cioè è troppo acre, cioè è un oud troppo acre, quindi diventa proprio è un oud troppo acre. Eh sì, è troppo legnoso, troppo asciutto. No, 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 non ci siamo. Mi dispiace perché avevo grosse aspettative. È particolare, è sempre molto rabbeggiante. Ma ve lo sconsiglio questo perché sì, sa un po' di oud e rosa, la classica combinazione, però è troppo più legnoso e aromatico. Mi sa di quei profumi pure un po' verdi da uomo. Non mi ricordo che note ci stanno, però ci deve stare pure qualcosa di più legnoso verde che non me lo fa piacere. Peccato perché vabbè. Poi, Serge Lutin, questo mi vergogno quasi a dire che non lo ricomprerei, perché su Serge Lutin non bisogna dirle queste cose, cioè proprio quando si nomina lui e i suoi profumi bisogna sempre essere umili e cercare di capire che lui ha proprio, diciamo, i suoi profumi, alcuni dei suoi profumi fanno parte proprio dell'empire, dei profumi perfetti proprio, capolavori della storia della profumeria. Però Je Depot, questo qui non lo ricomprerei perché io ci ho pensato tanto prima di prenderlo 2 anni fa. Ci ho pensato tanto, era particolare, lo piglio, non lo piglio. Prima di prendere questo comprai Ambre Sultan. Quando ho sentito questo, però ancora non conoscevo le note del gelsomino, perché sennò sarei potuto andare su La Relige, sarei potuto andare su De Profundis, cioè, vabbè, profumi che sentite adesso invece che questo prenderei magari altri. Questo è particolare perché è molto latteo, è molto buono, è un odore particolarissimo. È un odore molto particolare, però qual è il problema? Il problema è che io non lo ricomprerei perché questo dura anche abbastanza, ma i profumi dell'Utin durano nella media. Loro sono famosi per la qualità e per la particolarità della fragranza, non certo per la performance. Non lo ricomprerei perché la nota di pane e la nota di grano sulla pelle mia sanno troppo della pelle mia. Cioè io mi sento troppo l'odore della pelle mia in questo profumo. Nel senso che infatti ci ho anche fatto un video sui profumi che sanno di pelle. Io quando dormo l'estate e sudo sul cuscino, mi risveglio la mattina o il pomeriggio e ho sudato magari sul cuscino e sento l'odore del cuscino, mi viene proprio su l'odore. È un odore dolciastro, è l'odore della pelle sudata, cioè quello ce l'abbiamo tutti, però mi ricorda troppo questo, almeno per me, almeno la mia pelle mi fa quell'effetto. E quindi non lo so, non lo ricomprerei. È buono, è buonissimo anche questo. Arie è un gioiellino, però me lo metto poco. Cioè, sono 2 anni che ce l'ho e sta qui ancora a metà. Mi viene difficile trovare il giorno in cui dico oggi mi piace Depo. Mi viene difficile, cioè, mi devo sentire proprio ispirato. Non lo so, vabbè. Poi, altro profumo ultimo che non ricomprerei è il Bentley for Men Intense. Intense proprio, cioè de que. Intense de que. Questo è un profumo che io ho preso grazie a alcune recensioni. E anche di un ragazzo che fa il video, si chiama, il suo canale è Guida la Scelta. Propone tantissimi profumi, però non so come si chiama sto ragazzo, però lo seguo io e fa video un sacco interessanti, c'ha tantissimi profumi e anche, cioè, c'ha tanti profumi anche di nicchia, tra cui Ambre Sultan. Io appena ho visto Ambre Sultan dico e quindi Guida la Scelta si chiama il canale. Dunque
ho visto questo profumo, me l'ho preso perché la nota di cuoio, di rum, di incenso mi incuriosivano in quel periodo. Però sarà una formulazione diversa, l'avranno riformulato, sarà un batch che è vecchio, io non lo so, ma questo profumo non mi dura niente, manco questo mi dura niente. Cioè, che gli devo fare? Non è che me lo posso aprire e farmici il bagno quando vado in giro, non mi dura, cioè io non me lo sento proprio addosso. Me lo do, sì, le prime orette, le prime 2 o 3 ore, sì, ma poi, e si affievolisce anche tanto sulla pelle, quindi tutto sto intense non ce l'ha, ve lo dico, tra l'altro non è parfum, ma non ce l'ha, tutto questo intense non ce l'ha, e non vi fidate troppo sempre delle recensioni di fragrantica.com in cui, quando c'è stata la lineetta della scia e della durata, la più lunga proprio. No, ho conosciuto profumi più performanti di questo. È molto buono l'odore. Io l'ho messo tra i profumi da uomo anche in un altro video, migliori che io abbia mai sentito, perché effettivamente è buono. Cioè, è molto buono. È un odore proprio, sa proprio di alcol, no, di alcolico, cioè quella nota di rum molto forte. Lo rende un profumo molto particolare, cioè un uomo di una certa classe, cioè lo vedo indossato bene da un uomo di una certa classe, vestito in un certo modo, tipo un uomo giacca e cravatta che frequenta un determinato tipo di ambienti, cioè è molto elegante, ce cioè lo vedo molto bene su quel tipo di uomo lì. Però questo si deve portare a borsetta, se lo deve spruzzare ogni tanto. Quindi questo è il concetto. Allora, io ho finito. E ci vediamo al prossimo video con i profumi che ricomprerei. Alla prossima.